Ciao, come state? Tutto bene? Grazie che siete qua con me. Benvenuti sul mio canale. In questo video voglio parlare di potere, di come avere il potere sul narcisista. Sappiamo quanto i narcisisti vogliono il controllo sull'altro, quanto vogliono il potere, avere il potere sull'altro, quanto ci tiene ad aver ragione a tutti i costi, a tue spese. E quanto si sforzano a proteggere questo loro vero sé, spingendo, forzando questa mentalità dannosa, caotica, spingendoti, no, in questo mood, no, dannoso per te. In questo video voglio focalizzarmi su due aspetti, su come il narcisista, qual è la modalità tramite quale il narcisista pretende il potere, ok? Una modalità totalmente diversa tramite la quale tu puoi avere il potere. In questo video parlo di tre modalità per riprendere in mano il potere, per riprendere e far tornare in te il tuo potere, la tua forza di carattere, la tua forza interiore. Sappiamo poi che i narcisisti, quando pretendono il potere, la pensano un po' così. Io devo aver ragione, io devo dire la mia sopra la sua, io devo prevalere su di lei o su di lui, io devo aver ragione, insomma, a tutti i costi, io devo essere il vincitore e l'altro il perdente. La pensano così, è così il concetto di potere per i narcisisti. Come dire, è un po' interrelazionale, cioè lui con gli altri. E questo è il concetto di potere. Invece, per le persone sane, emotivamente sane, non è così. Siete d'accordo con me? Il concetto di potere è ben diverso. Avere il potere vuol dire forza interiore, vuol dire amare se stessi, vuol dire essere centrati, essere lineari e onesti con se stessi, lineari con i propri valori. Vero? E questo vuol dire potere, conoscere chi sono, sapere chi sono, cosa mi piace, cosa non mi piace, cosa accetto, cosa non accetto. Perciò è un rapporto con se stessi. Il potere è là dentro di noi. Non vogliamo denigrare l'altro, non vogliamo svalutare l'altro per far sì che io mi sento forte. Non ho bisogno di questo. Io sono forte, ho il potere se sto bene nel mio corpo, se sto bene nella mia mente, se sono sereno, se è vero. Non è questione di rapportarsi all'altro, non è interrelazionale, ma intrapersonale, diciamo. E aggiungo, è questa la modalità funzionale, questa è la modalità sana, e questa è la modalità sana, se si può parlare di questo concetto di potere. Non ho bisogno di sminuire l'altro per sentirmi forte. Ma entro già nel tema e vi dico il mio primo metodo, il mio primo modo per riprendere in mano il potere. Si tratta di conoscere, ok? Di conoscere questo disturbo e accettare per non illudersi. Intendo dire questo, parlavo anche ieri nel mio video di ieri, che i narcisisti hanno alla base un'immaturità emotiva e psicologica e non hanno sviluppato appieno la loro coscienza. Poi traspare la modalità di comportamento, i comportamenti intimidatori, quanto si arrabbia se hai un altro parere, quanto si arrabbia se non sei in linea con i suoi pensieri. Traspare questo bisogno disperato di prevalere sull'altro. Ecco perché è importante avere un tuo stato solido, della tua individualità, è importante avere uno stato consapevole, no? Di chi sei, di cosa succede, anche perché quando sei all'interno di queste dinamiche, tu vedi che si comporta così e cerchi di capire perché, contestualizzare perché ha fatto così, perché non ha detto quello, perché ma chissà cosa vorrà dire, ma chissà cosa si aspetta da me. Perciò è importante avere uno stato solido della realtà e consapevole della mia realtà. È importante e fondamentale sapere chi sono io, piuttosto chi sono io. Chi è questa persona? Perché si comporta così? Ok? E cosa voglio fare della mia vita? Perché
Perché non puoi modificare un'illusione, non puoi soddisfare i suoi bisogni disperati di aver controllo e di aver potere sull'altro, non puoi assecondare questo. Puoi conoscere perché si comporta così, puoi accettare che si comporta così per quel motivo, no? Per la loro immaturità emotiva e psicologica. Ma poi tu devi essere ben consapevole di chi sei tu, di che cosa vuoi fare tu della tua vita. E passiamo al secondo punto. Andiamo più avanti. Cosa succede quando sei in mezzo ad un confronto? Quando sei in mezzo al conflitto? Come ti difendi? Come tieni a casa tua il tuo potere? Cosa succede? Anche perché quando hai a che fare con un narcisista, solitamente i narcisisti preannunciano, no, un conflitto, anche perché si comportano in un certo modo, con una certa frequenza, e iniziano magari a sminuirti, a svalutarti con una certa frequenza finché si arriva al vero e proprio conflitto, no? Perciò cosa bisogna ricordarsi in questo momento? Che cosa è importante ricordarsi in questo momento? Chi sono io? È importante questo. Chi sono io? Qual è la mia opinione? Non ho paura di dire la mia opinione. Non ho paura di dire questi sono i miei confini. Fino a qua posso arrivare io, ma è importante dirlo con assertività, cioè rispetto, calma, perché non vogliamo essere come loro, ma non dobbiamo nemmeno soccombere, perché non fai altro che alimentare l'abuso. Perciò bisogna ricordarsi il buon senso, bisogna ricordarsi che tu non devi svalutare l'altro, non devi prevalere sull'altro, no, ma devi dire la tua. Devi dire la tua opinione, hai un'opinione e la devi dire a voce alta. Questo è fondamentale definire i confini. E poi certo, lo dici e ti assumi la responsabilità, è fondamentale assumersi la responsabilità. Sarà scontento? Sarà sorpreso? Sarà irritato? Sarà arrabbiato che tu dici la tua? Sarà nero di rabbia perché tu hai detto la tua e che non è in linea con la sua? Beh, è la sua responsabilità anche. La sua emotività è la sua responsabilità. La rabbia è la sua responsabilità. Ma tu devi assumerti la responsabilità di accettare quella reazione. Va bene così. Fa parte della loro natura. Essere caotici, essere negativi, cercare il dramma. Fa parte del loro modus operandi. Non possiamo continuare a soccombere e a alimentare un abuso. Bisogna dire: io sono questo. Questi sono i miei confini. La mia opinione, il mio pensiero è questo. E da lì in poi non bisogna partecipare, coinvolgerti nelle discussioni circolari infinite, polemiche infinite. Una volta detta la tua, devi restare fedele a te stesso. Devi restare coerente con te stesso. Perché i narcisisti fanno 50.000 passi indietro se tu sei determinato, se tu mostri forza di carattere, se tu sei coerente in linea con quello che dici. Non è che dopo mezz'ora dici: ah, scusami, scusami, scusami che ti ho fatto arrabbiare, però beh, no, non scusa che ti ho fatto arrabbiare, è la sua responsabilità se si arrabbia, ma tu devi accettare quella reazione. Non puoi aspettarti che lui sia contento o lei sia contento. No, però è irritato, è arrabbiato, non è che lo devi tu poi regolare in qualche modo. Questo è fondamentale, perché se tu sei coerente, se tu sei in linea con quello che dici e non cambi l'idea, beh, loro fanno tanti passi indietro, credetemi. E non sei come loro. Il tuo comportamento deve essere decente, dignitoso. Il tuo comportamento non deve rispecchiare il loro comportamento. Tu puoi controllare
la tua emotività. Loro non possono controllare la loro emotività. Tu sei responsabile di quello che dici. Loro non sono responsabili di quello che dicono. Tu puoi assumerti una colpa se è quello, no? Se hai sbagliato, se hai fatto un errore. Loro non possono assumersi le colpe. Tu non vuoi prevalere sull'altro. Loro vogliono prevalere sull'altro. Tu vuoi stare in piedi da solo. Ed ecco, è importante essere radicati nei propri valori. È importante non essere aggrappato alla paura, all'angoscia, al rancore, all'odio, al conflitto, al dramma. Perché sono loro aggrappati sempre al dramma, al conflitto, alla negatività. Ma tu non devi essere questo. Abbi fiducia in te, abbi fiducia, nelle tue capacità. Sii vicina a te stessa. Un altro punto, l'ultimo punto, è il no contact. E qui devo dire questo, che magari se non so, non riesci per motivi economici, organizzativi, strutturali, non lo so, logistici, non riesci a fare un no contact totale, almeno cerca di ridurre al minimo indispensabile il contatto con questa persona e amplia il contatto con le persone positive, amplia il contatto con le persone che ti vogliono bene, con le persone che ci tengono a te, con persone positive, con persone affidabili soprattutto. Perciò non partecipare ai giochi di potere, perenneamente a questi giochi di potere, ok? Ma attenzione, non devi soccombere. Devi dire la tua a voce alta, guardandolo negli occhi. Solo così i narcisisti trovano il pane per i loro denti da tutta un'altra parte, ma non più da te. Non ti cerca più così spesso. E questo sei tu, questa è la tua vita, questa è la vita che tu vuoi per te. Gli altri che facciano la vita che vogliono. Se arrivi ad essere padrone di te stesso, se arrivi ad amarti per come tu meriti, nessuno ti può destabilizzare. Se non hai paura del conflitto, se non vuoi a tutti i costi evitare il conflitto, se non hai paura dell'abbandono, beh, non sei più il pane per i suoi denti. Finisce il rapporto? Bene, meglio così. Meglio così. Ognuno fa la sua vita. Tu ti concentri sulla tua vita, sulla tua salute, anche perché non ci sarà più il tormento, non ci saranno più i pianti tutte le sere, non c'è più quell'angoscia, non sei più aggrappato a quell'angoscia che ti provoca, no, la convivenza con un narcisista. Non perdi più pezzi di te stesso per mantenere quel rapporto. Non perdi più la tua dignità per mantenere quella relazione. Non perdi più la tua salute mentale per mantenere quel rapporto. E io concluderei qui il mio video. Vi ringrazio che siete stati con me, vi ringrazio per il vostro tempo davvero. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, lasciatemi le vostre opinioni, fatemi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto ancora. Noi ci vediamo presto presto con altri temi, spero interessanti. Grazie.